In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Non lasciate mai il Santo Rosario, io sono con voi sempre, per aiutarvi. Pregare sempre, senza stancarsi. Come ogni buona madre, la Vergine della Rivelazione dà sempre ai suoi figli le indicazioni per camminare nel pellegrinaggio terreno. Pregate il Santo Rosario. Ripetutamente Maria propone la stessa preghiera a tutti coloro che cercano il suo aiuto. Tuttavia, ci dona anche la consolazione che lei si trova sempre al nostro fianco nelle tribolazioni. Il pensiero della vicinanza di Maria Santissima ci fa sentire meno soli e aumenta il nostro coraggio nell'affrontare le difficoltà della vita, sapendo che con la sua materna compagnia è sempre al nostro fianco. All'inizio di questi 9 giorni in sua compagnia, affidiamo tutto ciò che abbiamo nel cuore della sua materna cura, chiedendo l'aiuto e intercessione. Supplica alla Vergine della Rivelazione Vergine Santissima della Rivelazione, che sei nella Trinità Divina, degnati, ti preghiamo, di rivolgere a noi il tuo sguardo misericordioso e benigno. O Maria, tu che sei la nostra potente avvocata presso Dio, che con questa terra di peccato ottieni grazie e miracoli per la conversione degli increduli e dei peccatori, fa che otteniamo dal tuo Figlio Gesù, con la salvezza dell'anima, anche la perfetta salute del corpo e le grazie di cui abbiamo bisogno. Concedi alla Chiesa e al capo di essa, il Romano Pontefice, la gioia di vedere la conversione dei suoi nemici, la propagazione del regno di Dio su tutta la terra, l'unità dei credenti in Cristo, la pace delle nazioni, affinché possiamo meglio amarti e servirti in questa vita e meritare di venire un giorno a goderti e a ringraziarti eternamente in cielo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vergine della Rivelazione, prega per noi. Dio ci benedica e la Vergine ci protegga. I miracoli con la terra delle tre fontane. La terra della grotta delle tre fontane opera prodigi come l'acqua della piscina di Lourdes. La terra santificata dalla presenza di Maria per mezzo della nostra fede diventa uno strumento di grazie e miracoli. La Vergine della Rivelazione disse a Bruno: io convertirò i più ostinati con i miracoli che opererò con questa terra di peccato. Subito dopo il 12 aprile 1947, alla fine di maggio, la stampa parla del fatto miracoloso avvenuto alla Grotta delle Tre Fontane. Molti devoti si recano alla grotta, dove si sente la presenza della Madre di Misericordia, e tantissime sono le conversioni e i miracoli. Giugno 1947, prima guarigione. Carlo Mancuso, caduto nella tromba dell'ascensore, riporta gravi fratture in tutto il corpo. Con la terra della grotta ritorna a camminare, nonostante che dalle radiografie continuano a risultare le fratture. Estate 1947. Un militare di Napoli, ricoverato al Celio,
guarisce da un tumore al cervello. Il 5 ottobre 1947, festa della Madonna del Rosario, la statua della Vergine della Rivelazione è portata in piazza San Pietro perché Pio XII possa benedirla. C'è un grande silenzio. Cade il velo e la Vergine dal manto verde viene onorata dai devoti, tra cui due miracolati, trainata da 6 cavalli bianchi sulla berlina di Casa Savoia, passando per il centro di Roma, attraverso i fori imperiali fino ad arrivare alla sua dimora, la grotta delle Tre Fontane. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.